Tra 5 minuti sono pronto, ci possiamo collegare quando volete. Radio Carro, la radio strana per gente strana che ti fa sentire strano. E la Madonna, e la Madonna. È un chilo e mezzo lì, eh. Comunque il tuo e la Madonna mi hai fatto morire. Buongiorno, buongiorno a tutti amici di Radio Carro e ben ritrovati, è martedì 29 marzo 2022. Allora ragazzi, sono chiaramente come sempre ci sono parecchie novità, eh? Innanzitutto voglio dire una cosa, ieri è stato il compleanno di mio cugino, di Sergio, che lo avete sentito due volte qui nella nostra radio, in due dirette, e quindi anche se leggero ritardo, facciamo gli auguri al nostro Sergioschi, come lo chiamo sempre io, facciamo un applauso, grazie, bravo Sergio, bravo, non diciamo quanti anni fa, per privacy, non lo diciamo. Allora, niente, ieri sapete che c'è stato l'intervento di Barbara, quindi qualcosa è andato in onda ieri nonostante tutto. Voi sapete che sia io che Over, come dire, è una giornata impossibile. Over dovrebbe registrare l'intervento domenica, e chiaramente fa fatica, molto spesso non ce la fa. Mentre io invece, lo sapete, lunedì purtroppo, ahimè, c'è troppo lavoro, anzi ieri addirittura ho avuto persino ancora delle prove,
dopo che ho detto sinceramente molto spesso alla ditta, dico, non mandatemi prove il fine settimana, soprattutto il lunedì, perché ho troppi clienti, troppo lavoro e non ci riesco a far tutto, niente, di quella parte entra, dall'altra esce, e io quando vado a guardare la lista mi ritrovo le prove anche il lunedì, e ieri ho finito tardi, quindi vedremo quando forse prima o poi, chissà, riusciremo a tornare in radio anche lunedì, a fare missione anche lunedì, ma come vedo le cose, ragazzi, è abbastanza complicato. Allora, com'è stato il fine settimana? Com'è andata? È stata piano piano assorbita la botta e la delusione fortissima dell'Italia? Ho molti dubbi, ho molti molti dubbi, ragazzi. Personalmente quest'anno la vivo in modo completamente diverso in confronto all'ultima volta. L'ultima volta ero avvelenato con Ventura, avvelenato con, perché vedevo degli sbagli grossi, enormi sbagli da parte dell'allenatore. Anche questa volta sono molto arrabbiato. Stavolta in realtà c'è da essere molto più arrabbiato, perché uscire con la Macedonia del Nord da campioni d'Europa addirittura non ci sta proprio per niente. Assolutamente, tra l'altro poi abbiamo preso, l'Italia ha sempre fatto un andazzo particolare, ha sempre fatto l'europeo male e il mondiale bene, adesso invece negli ultimi anni abbiamo preso un andazzo diverso, facciamo l'europeo bene, benino, 2012 abbiamo fatto la finale con la Spagna, nel 2016 siamo usciti ai quarti di finale contro la Germania ai calci di rigore e nel 2021 l'abbiamo addirittura vinto, mentre invece ai mondiali non partecipiamo. O usciamo al primo turno o non partecipiamo, il che è una cosa che va in controtendenza invece a come normalmente è stata la storia dell'Italia. Tant'è vero che ha vinto 4 titoli mondiali, ne ha fatto 2 volte seconda, 2 volte terza, mentre invece agli europei, insomma, sì, abbiamo fatto 2 finali, abbiamo 22, abbiamo fatto 2 finali, sì, va abbastanza bene, però non è l'antesecondo, no? Ecco, questo è un po' strano, francamente. Adesso i motivi, non i motivi, li abbiamo analizzati, li sappiamo. Sapete che c'è, no? Questa volta sono meno arrabbiato, ma non perché ci abbiamo appena vinto l'europeo, no? È tutto, no? È che ho capito che i problemi dell'Italia, dal punto di vista calcistico, ragazzi, sono irrisolvibili. Sono irrisolvibili. Non c'è soluzione, perché non lo so io fino a che punto avere le primavere piene di gente, piene di stranieri e soprattutto tanti africani che chiaramente vengono qua molto molto spesso e sono profughi e tutto quanto e scoprono di ci sono dei talenti e cercano di lanciarli, no? Sapendo benissimo che chiaramente si risparmia. Ma al di là di questo, ragazzi, è vero anche una cosa, che se un giocatore è forte, se è veramente bravo, al di là del suo procuratore, al di là delle primavere, al di là di tutto, prima o poi esce fuori. È uguale che nazionalità, prima o poi esce fuori, perché il calcio, quando si va nel campo, cioè lo sport, ragazzi, non può essere nient'altro che meritocratico, non è che ci sono vie differenti, vie traverse, se sei bravo sei bravo. Ci ricordiamo sempre una cosa, ragazzi, che i giocatori più forti al mondo nella storia del calcio sono quelli poveri, che venivano da paesi poveri, che venivano proprio da quartieri molto molto poveri. Pensiamo a Pelé, che da ragazzino addirittura ha pulito i cessi, per esempio, per carità, no? Ci mancherebbe altro, però faccio per far capire che non erano benestanti tutto, no? Maradona, non parla di Maradona addirittura, il quartiere più povero di Buenos Aires, lo stesso Cruyff, dove addirittura fu adottato, se vogliamo, no? Dall'Ajax addirittura, cioè dalla squadra proprio, no? quando era bambino, e l'ha accompagnato per tutta la sua crescita. Cioè, noi vediamo che il calcio, ragazzi, è meritocratico, quindi a un certo punto, se non riusciamo a vedere i giovani, la colpa va anche ricercata proprio a un tipo di cambio che c'è oggi
nel nostro paese, nei paesi in genere, ma soprattutto nel nostro paese. Io non lo so se oggi si gioca lo stesso calcio che giocavamo noi da bambini. Cioè, non lo so se il calcio è amato e praticato come lo facevamo noi da bambini. Perché, ragazzi, io sento e vedo che non c'è lo stesso interesse, la stessa passione che avevamo noi da bambini. O perché non puoi giocare nelle strade, o perché non puoi giocare nei parcheggi. Per giocare a calcio devi andare per forza nella scuola calcio. Alcune volte sono a pagamento, poi devi pagare per far giocare tuo figlio, per averlo in prima squadra. Si sentono cose veramente agghiaccianti, per dire, parafrasare una frase di Conte, no? Quindi questo posso capire, cioè, penso che veramente una parte del problema sia proprio questa, che non tutte le famiglie possono permettersi di giocare a pallone, non tutte le famiglie possono permettersi di portare i figli nelle scuole calcio. E di conseguenza, e poi ecco, non tutti, il calcio non è più vissuto allo stesso modo di quando arrivavamo noi. Il calcio nei settori, proprio nei giovani, nei bambini di oggi ha perso tanto. E non lo dico perché, ecco, io magari c'ho mio figlio che il calcio, quello grande, non gli piace per niente. Non lo dico per questo, perché poi c'è il figlio del mio migliore amico, i due figli del mio migliore amico che praticamente hanno in testa soltanto il calcio, quindi dipende in realtà. Questo è vero, però io noto effettivamente che sia completamente diversa. Quando ero ragazzino, quando ero bambino io, c'era solo quello. Dove andiamo? Cosa facciamo? A giocare a pallone. Bene, di fuori, dappertutto, nelle strade, si tornava da scuola, si buttavano la cartella e la giacca da una parte e si faceva la porta. Ovunque, in un campo, in un parcheggio, ovunque. Si giocava sempre solo che a pallone, oggi non è più così. Su queste cose sono veramente tante cambiate le situazioni, in meglio e in peggio. Beh, assolutamente in peggio, a mio giudizio, assolutamente in peggio. Abbiamo tolto per molte cose la spontaneità dei nostri bambini, dei nostri figli. Si è diventati intolleranti nei confronti dei bambini. Se oggi un bambino tira una pallonata contro una macchina, dovesse fare una bozza di una macchina, è la fine del mondo, dovessi rompere una finestra, non ne parliamo neanche. Quando ero bambino io si diceva, vabbè, ma sono bambini, dovranno pur giocare anche loro. Cioè, c'era più comprensione, no? C'era più quell'atteggiamento di capire. Oggi non siamo minimamente tolleranti, nel modo più assoluto. Oggi veramente si è cambiato, sono cambiate tante cose. Questo ha anche influito, ha influito su molte cose. E poi soprattutto, ragazzi, ricordatevi una cosa, che nelle scuole calcio, dal momento in cui si paga, pretendi che tuo figlio giochi. Capite? E di conseguenza così non va bene, perché poi dopo uno si convince che tuo figlio è bravo, e magari invece purtroppo non lo è. E da genitore, non tutti i genitori hanno la lucidità, l'obiettività di capire che veramente tuo figlio è scarso, a differenza magari di un altro bambino che è molto più bravo e molto più dotato, però magari non hai i soldi per andare alla scuola calcio, non hai i soldi per pagare l'allenatore che lo fa giocare. Cioè, ci sono delle storpiature incredibili. Molte cose partono da lì, poi chiaramente dall'organizzazione e tutto il resto. Io, ragazzi, se vogliamo tornare ad essere una buona nazionale, vedo una sola strada, soprattutto lo credo prima. Vedete, il problema che ha l'Italia nel reclutare giocatori bravi, ce l'hanno un po' tutte le squadre. Ce l'hanno assolutamente un po' tutti. Tant'è vero che in fin dei conti oggi le nazionali sono piene di chi? Sono piene di stranieri. Sono pieni di naturalizzati, no? Come si dice. Pensiamo alla Francia. Va bene che la Francia è un esempio un po' particolare, perché chiaramente quelli che ci sono vengono dalle colonie francesi, sono di generazione in generazione in Francia, quindi sono più francesi loro di degli altri francesi, per intenderci. Quindi diciamo che è un esempio poco calzante. Però se noi pensiamo alla Francia e togliamo i giocatori acquisiti, naturalizzati,
voglio dire, no? Ci rendiamo conto che i giocatori francesi pressoché ce ne sono 2 o 3, non di più, cioè dobbiamo capire anche queste cose qua. Pensiamo anche all'Inghilterra, no? Quanti giocatori non proprio inglesi o di origine inglese, ecco, diciamo così, giocano nell'Inghilterra, partendo da Rashford eccetera, no? Ecco, quindi anche pensate anche al Belgio, no? Con Lukaku per esempio, insomma, è così ragazzi, è così, questo è il mondo di oggi, è un mondo globale, è un mondo dove c'è tutti uniti, tutti connessi, dove le ormai i confini e le distanze non esistono più, ecco, sono diventate molto minori, ecco, forse questa io penso che sia l'unica cosa di svolta, far diventare, naturalizzare questi ragazzi e farli diventare italiani, in un modo o un altro farli diventare italiani. Tu vuoi che c'è, vuoi che non esista un parente italiano o la possibilità di fargli prendere la cittadinanza italiana per farli giocare con la nazionale? Ecco, era lì, certo bisogna prenderli prima che vanno a giocare per i loro nazionali. Sentivo parlare di Zelensky, per esempio, a Roma, no? Questo giocatore di origine polacca, e infatti il giocatore è polacco, però ha già risposto alla convocazione polacca, per cui non può giocare per l'Italia. Ecco, però penso che l'unica cosa che possiamo avere nei prossimi anni è questo, dovrebbe essere questo. Certo che se noi ci prendiamo, con tutto rispetto, il João Pedro di turno, Luis Felipe di turno, diventa difficile. Capisco che non è facile prendersi Neymar di turno o gli Mbappé, va bene, questo è complicato, lo capisco benissimo, però dai, insomma, ragazzi, se vogliamo costruire una nazionale credibile, questa è l'unica strada. Stasera giochiamo questa partita. Io stavo sentendo l'altro giorno dei certi articoli assurdi, dove praticamente si palesa che ci sarebbe una fievolissima speranzella di andare ai campionati del mondo. Quale sarebbe? Sarebbe nell'eventualità in cui, per via della guerra, l'Ucraina non può partecipare, per cui si toglie un'altra squadra, e magari un'altra squadra non aderisce ai requisiti, per esempio di bilancio e cose simili, e l'Italia, per il ranking UEFA più alto, a patto che vinciamo stasera, tornerebbe, diciamo che, ecco, tornerebbe ripescata. C'è in effetti una minima possibilità di essere ripescati per questi mondiali, però insomma ragazzi, è una di quelle cose che se non te lo meriti sul campo non è giusto, non è giusto, non è giusto. Tra l'altro sono curioso di vedere questa sera quanti gol il Portogallo farà a questa Macedonia del Nord, intanto farà la stessa partita, però sai, con la velocità di Leao, l'esperienza, l'intraprendenza di Ronaldo ed è tutto, insomma, penso che il Portogallo almeno 3-4 gol glieli fa senza troppi problemi, a mio giudizio. Poi staremo a vedere chiaramente questa sera. Ragazzi, io non volevo parlare di calcio, invece alla fine una cosa è nata, ritorno a parlare di calcio. Comunque, visto che siamo così, a questo punto la prima parte dedichiamo allo sport. Voglio parlare anche di Formula 1, ragazzi. Allora, non c'è dubbio che quest'anno ci abbiamo una Ferrari vera, una Ferrari concreta, e non c'è dubbio che Leclerc è allo stesso livello di guida, di talento puro, di quei due fenomeni che abbiamo visto lo scorso anno. E questa è una cosa molto 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 bella da vedere. Certo, ragazzi, se tutto il mondiale sarà così, tutto il resto delle 21 gare saranno così, ci sarà non solo da divertirsi, ma ci sarà da veramente da rimanere così, perché se lo scopo di queste nuove macchine era quello di lasciare più combattimenti, lasciare che i piloti possano comandare senza avere quei problemi di sovraccarico di gomme, di sovraccarico di surriscaldamento di componenti e tutto quanto, l'obiettivo è stato centrato, perché veramente è uno spettacolo vederli come combattono, come lottano e tutto, anche se addirittura il DRS è un aiuto un po' troppo esagerato, tant'è vero che c'è stato un momento nella gara dove sia Leclerc che Verstappen praticamente hanno
sono passati, hanno visto i vetri di calaio quando hanno chiodato tutti e due, quando hanno frenato bloccando le ruote. È stato così perché nessuno dei due voleva passare, pensate un po', davanti la linea, in modo tale che il ritiro successivo non prendeva DRS. Cioè, è impressionante se ci pensiamo per un attimo, no? Anche quello che faceva Leclerc. Ok, mi faccio sorpassare qua e la curva successiva, il rettilineo successivo, io ho il DRS e ti risorpasso di nuovo. Questo è un po' esagerato, ecco, forse dovrebbero magari tenere un unico punto dove c'è il DRS, ai fini che poi dopo tu riesci a sorpassare, magari dopo spingendo riesci a prendere quel vantaggio che ti è sufficiente. Ecco, appunto di vantaggio, ragazzi, quello che è successo domenica per me è abbastanza scandaloso, perché se non ci fosse stata quell'assurdità della virtual safety car, Leclerc avrebbe vinto la gara, perché si era riuscito a costruire, perché vedete, la Ferrari nel primo tratto del circuito, grazie al fatto che aveva più carica aerodinamica, era più veloce e prendeva quel vantaggio, no? Prendeva quei 3-4 decimi di vantaggio. Nella seconda parte, la parte dove c'erano più rettilinei, dove serviva più velocità di punta, la Red Bull era più veloce della Ferrari. Alla fine, bene o male, erano più o meno allo stesso livello, no? Ecco, però una volta che Leclerc era riuscito ad andare sopra il secondo e quindi a prendersi quel vantaggio che non ti faceva avere l'uso del DRS, Leclerc aveva vinto, perché non aveva nessuna possibilità di sorpassare, non c'era possibilità di sorpassare Verstappen da parte di Leclerc, non poteva, perché non riusciva a portarsi sotto per poter usare il DRS e avere quel vantaggio. Poi però, stranamente, dopo la virtual safety car, in cui i distacchi dovrebbero rimanere uguali, stranamente Verstappen ce l'aveva subito dietro, a mezzo secondo. Com'è possibile? Pensiamo anche a Sainz, che si trova dietro a 3 secondi e mezzo, e poi dopo è finito dietro a 7 secondi. Com'è possibile? Cioè, la virtual safety car così non funziona, ragazzi. Cioè, io non capisco perché non è possibile riuscire a mantenere i distacchi invariati. Com'è possibile? E com'è possibile che i commissari di corsa non se ne siano accorti? Se Leclerc poteva avere i suoi 2 secondi di vantaggio, come aveva prima della virtual safety car, avrebbe vinto la gara. E invece così, è vero che ci hanno dato così gli ultimi giri spettacolari, bellissimi di spettacolo. Allora a quel punto lì metti la safety car e basta, e li fai ricompattare e li fai ripartire tutti insieme. Altrimenti non c'è senso. Altrimenti non c'è nulla senso, è poco sportivo. Questo è il discorso. Pensate un po' se fosse stato il contrario. Leclerc aveva 2 secondi, dopodiché dopo la virtual ne aveva 4 di vantaggio. Cosa avrebbe detto la Red Bull? Infatti so che Binotto si è lamentato di questo. Si è lamentato in modo anche esplicito di questo. Quindi questa diciamo che è una cosa un po' così. E poi c'è da dire un'altra cosa, e poi dopo andiamo velocemente in pausa, perché ho bisogno assolutamente di bere un goccio d'acqua. Voglio parlare di Sainz. Sainz l'anno scorso, Sainz è un pilota molto solido, molto concreto, se vogliamo. Non ha quel talento innato, quella cosa, non riesce a spingere sulla macchina come Leclerc e come Verstappen. Però Sainz è un pilota eccezionale, un pilota bravissimo. Ricordiamo che l'anno scorso è finito davanti a Leclerc, nella classifica piloti, è finito davanti. Le ultime gare, soprattutto, una volta che ha trovato il feeling con la macchina, riusciva spesso e volentieri a passare davanti a Carretto. Quindi è un pilota sicuramente valido. Quello sinceramente che non mi piace, che non capisco, è come sia possibile cioè, ragazzi, non ci può essere la stessa differenza che c'è tra Verstappen e Perez, che c'è tra Leclerc e Sainz. Non ci può essere questa differenza. Io spero e mi auguro che Sainz sia un pochino più aggressivo, che sia un pochino a livello di Leclerc, questo sì, perché quando è stata la ripartenza della safety car,
Sainz era dietro Verstappen. Pensate un po' se Sainz fosse riuscito a sorpassare Verstappen. Con tutta probabilità avrebbe dato così la possibilità allo stesso Leclerc di vincere. Ecco, bisogna che Sainz si alzi un po' il suo livello, francamente. Perché ripeto, non ci può essere la stessa differenza di guida e di tempo sul giro che c'è tra Verstappen e Perez. Sainz deve essere, non dico proprio alla pari, ma deve essere lì a pochissimi millesimi da Leclerc. Cioè, capite qual è il discorso? Dovrebbe essere Sainz che dovrebbe combattere con Verstappen per fare in modo così allo stesso Leclerc di vincere le gare. Se no il mondiale così diventa dura, ragazzi. Non sarà un mondiale semplice. Tanto qui prima o poi ci toccherà anche aspettarsi un ritorno della Mercedes. Voi pensate che la Mercedes sia questa per tutto l'anno? No. Voi avete visto anche che bella gara che ha fatto Russell, il pupillo di Ova, eh? Che gran bella gara. Il primo degli altri, come si dice, ha fatto un garone, ha fatto veramente un garone. A me è piaciuto tantissimo, ma veramente molto mi è piaciuto Russell, perché ha fatto una gara solida, una gara concreta, una gara, come si dice, come si deve. Veramente, veramente molto molto interessante, molto forte e molto solido. Bravo Russell. Ok ragazzetti, dai, adesso ce ne andiamo di corsa a fare una pausa. Io mi sa che mi mangio pure un po' che coffee, vi dirò. Non mi dispiace per niente mangiarmi anche un bel po' che coffee. E poi ci sentiamo dopo, al mio rientro. Allora, quindi mi raccomando, rimanete lì, non andate via. Io per il momento, vediamo, ci ascoltiamo quale canzone. Ah, sentiamoci questa, va. A dopo!
Radio Carro, la radio che spacca! Oh, rientriamo, rientriamo. Non male sta canzone. Adesso mi sento un po' meglio. Allora, cambiamo un po' argomento. Andiamo a parlare un po' di attualità. Io vorrei porre oggi l'attenzione su un concetto, non su una cosa, quello che oggi noi chiamiamo quello di politica corretta. Allora, per far capire un po' le differenze che ci sono tra virgolette, no? Noi occidentali ed diciamo altre zone del mondo. Se c'è un problema, noi lo rendiamo pubblico, ne parliamo, cerchiamo di individuare i responsabili e poi i responsabili vengono puniti e allontanati. Cosa succede invece in altri posti, soprattutto per esempio in Russia? Si nega l'accaduto e si fa finta di niente. Questa è la nostra capacità del mondo occidentale di mettersi sempre in discussione, di guardarsi dentro e di trovare i suoi difetti, ha fatto in modo di creare quasi una sorta di senso di colpa nei confronti degli altri. Qualsiasi cosa oggi si venga a parlare, ma io sono il primo, ragazzi, attenzione. Qualsiasi cosa oggi si viene a parlare, ma perché noi abbiamo fatto, noi abbiamo creato, noi abbiamo provocato, si parte sempre da quel presupposto, no? Come da dire che il responsabile debba ricadere sempre su di noi stessi. La cosa è una cosa corretta, può essere anche corretta, ma a lungo andare, a forza di comportarsi in questo modo, non solo l'autostima che ti contraddistingue viene a scemare, viene praticamente nulla, ma addirittura si crea un effetto domino non indifferente. Ovvero, tu sei convinto, no, che tante colpe sono le tue. A quel punto lì non si riesce più a essere obiettivo nei confronti delle colpe degli altri. E sembra quasi quasi che gli altri vengano giustificati. Quel modo di comportarsi, che alle volte può sembrare fuorviante, non deve essere, cioè può essere corretto nei giudizi, ma non deve essere però corretto nelle azioni. Putin ha fatto un'invasione, è venuto meno un trattato internazionale, ha fatto una cosa riprovevole che non doveva fare. Poi però dobbiamo andare a analizzare, dobbiamo cercare di capire del perché è successa una cosa del genere. Ecco, lì mi può star bene il pensiero di dire: ok, la colpa è la nostra perché noi abbiamo fatto, noi l'abbiamo provocato, ecco, l'espansione della NATO, e abbiamo messo un governo lì che non doveva starci, eccetera, eccetera. Torno a ripetere, ragazzi, io sono il primo ad avere questo atteggiamento. Però in questo modo si rischia, tra virgolette, di guardare il dito e non la luna. E quando succede questo, il problema dov'è? È che ti distrae dai problemi reali, ti distrae dalle difficoltà, i problemi che ci sono magari sparsi nel mondo, appunto magari in regimi poco affidabili, e ti poni l'attenzione solo su di te, senza dire che purtroppo, ahimè, nel mondo negli ultimi anni sta crescendo un nazionalismo, un senso di rivalsa, un senso di rivincita, se vogliamo, no? Perché? Perché con questo modo di fare noi arriviamo, ci presentiamo a questi paesi con una certa arroganza, però contemporaneamente con quel senso di colpa che fa in modo che tu praticamente non sei lucido nei confronti degli altri, non sei lucido a giudicare gli altri. Questo è il problema principale, e questo, ragazzi, è un'arma a doppio taglio, è un'arma assolutamente a doppio taglio. Noi ci siamo distratti, non abbiamo capito che in Russia stava crescendo questo sentimento nazional popolare, molto nazionalista, da parte dei membri governanti. Poi lasciamo stare la gente, ragazzi, perché vedete,
sentiamo le interviste, sentiamo le persone che abitano lì direttamente in Russia, dove grazie alla propaganda che viene fatta nella televisione di Stato, dove ormai tra l'altro ha tolto tutto il resto delle comunicazioni, persino Google News è andata a bloccare, per cui in poche parole non c'è modo in Russia, non c'è modo di arrivare a notizie che non sono controllate dallo Stato, controllate dal regime, per cui la gente è convinta che sono gli ucraini stessi che si bombardano da soli. A me, ragazzi, c'è qualcuno mi può dire quello che vuole, mi può indurre, mi può spingere, mi può anche obbligare a dire magari certe cose, ma attenzione, non posso essere così semplice di cervello e andare a dire una cosa del genere. Cioè, pensate che uno è in guerra da un mese che sta lì e si bombarda da solo per dare la colpa ai russi? Boh, ieri quando ho sentito queste cose, sinceramente, rimanevo a dir poco allibito. Come fai a pensare che io mi bombardo da solo? Ma è assurdo, Posso credere certe cose, posso anche crederci, se beh, alla fine, ripeto, ho solo quel tipo di informazione. Ma non posso essere diventato stupido. Questa è una di importante. La cosa invece preoccupante è che si sente nelle televisioni, soprattutto quelle di Stato, fomentare pressoché un odio continuo, crescente nei confronti dell'Occidente. Nell'Occidente come cultura, come modi di vedere le cose, come modi di comportarci. E si sente parlare tranquillamente di vendette e soprattutto di armi nucleari. Io adesso, quando tu senti parlare giustamente, no, i vari militari, quindi chi parla per cognizione di causa, sa benissimo che non potrebbe mai esistere, che nessuno potrebbe usare le armi nucleari. In realtà, ragazzi, ci può essere un solo caso dove potrebbe essere usata un'arma nucleare. A un certo punto, se Putin vuole dare una dimostrazione di forza e vuol far capire che, oh ragazzi, ci sono anche cose, perché esistono quelle bombe nucleari che vengono chiamate bombe nucleari tattiche. Cosa vuol dire? Vuol dire che sono delle bombe molto piccole, molto limitate, dove al di là del discorso delle radiazioni, diciamo, il raggio di esplosione diventa veramente limitato, è come se diventasse più di una bomba normale, chiaramente, però non ha quello stesso potere esplosivo, no? Ecco, quelle che vengono chiamate tattiche, è come se io volessi, pensate, è particolare ragazzi, veramente, ma se io volessi distruggere una città di 50.000 abitanti, un'arma nucleare tattica basterebbe. Se invece devo distruggere una città di 2 milioni di abitanti, mi serve un'arma nucleare strategica, che è completamente diversa. Ecco, poniamo il caso che Putin voglia magari usarla come rappresaglia, come dimostrazione, no? Per far vedere a tutti i ragazzi, cioè, per quando si siederà al tavolo delle trattative, oggi c'è un altro importante trattativo, un importante colloquio di pace in Russia, in Turchia, speriamo che sia la volta buona, che si arrivi a un compromesso. In ogni caso, per dare più forza, potrebbe per esempio usare questa arma nucleare tattica magari in un'isolotta sperduta nel Mar Nero, nel Mar Baltico, adesso non so dove non c'è praticamente nessun essere umano, e dire guardate, io c'ho questa. Dopo la reazione dell'Occidente bisogna vedere come sarà, com'è, ma questo è l'unico caso. Invece si sente parlare della gente, ma anche dei militari stessi, tranquillamente. Cioè, l'altro giorno, ieri sera, sempre su Rete 4, hanno fatto vedere il più grande presentatore, dato un oligarca, quindi una persona molto ricca e benestante, l'unica persona che intervista Putin, parlare, e aveva degli ospiti, dei generali dell'esercito, dove parlavano tranquillamente di bombardare Varsavia con una bomba nucleare.
facendo intendere in realtà due cose. Facendo intendere la prima, ripeto, che si parla con una tale leggerezza di milioni di morti così come se fossero acqua fresca da quelle parti, e io non capisco come non puoi venire brividi soltanto al minimo pensiero, e tu invece che ne parli tranquillamente come se tutto fosse normale, è una cosa allucinante. In secondo luogo fa capire che tra russi e polacchi ci devono essere dei piedi scoperti, diciamo, deve esserci qualche cosa, perché parlare in questo modo è allucinante, ragazzi, è veramente incredibile. Ed questo sinceramente mi spaventa, non mi spaventa, vi spiego, non mi spaventa il fatto che viene usata, perché chi deve schiacciare il famoso bottoncino non è che sono persone fanatiche, pastodi, eccetera. C'è anche lo stesso Putin, lo sa benissimo, perché ragazzi, se cominciamo a sparare le bombe nucleari, sappiamo benissimo che l'estinzione della specie umana, ma poi attenzione, si dice l'estinzione della specie umana, no, è l'estinzione di tutte le forme di vita nel pianeta. Dovranno passare millenni, migliaia di anni prima che possa ricrescere qualcosa in questo pianeta. Non so se ci rendiamo conto. Quindi, scusate, quindi non solo, ma quando uno dice ma allora i bunker sanno dove stare tutto quanto, ma ragazzi, si devono passare migliaia di anni prima che possa ricrescere qualcosa. Se mi viene a parlare di un bunker ti può servire all'inizio, ma dopo devi vivere nel bunker, devi passare la tua vita nel bunker, non puoi uscire fuori per colpa delle radiazioni. Ecco, far sentire parlare queste cose tranquillamente in televisione, non so, io lo trovo assurda. Ecco, in questo senso qua viene il torto dell'Occidente, è la distrazione, essere stati così passivi, così distratti e così occupati di risolvere il problema all'interno da noi, politiche corrette e quant'altro, che non ci hanno fatto vedere in realtà invece che cosa sta accadendo nel mondo. Perché vedete, Russia e Cina c'è una cosa in comune: l'odio per l'Occidente, l'odio per le nostre culture, i nostri costumi e quant'altro, il nostro modo di fare, che è incredibile, non lo so, veramente. La verità, a volte mi sembra di vivere dentro un film, perché veramente fai veramente fatica a crederci su quanto può essere veramente reale questa situazione qua. Io ragazzi per oggi faccio basta perché sono molto stanco e adesso ho da affrontare un gruppo di clienti complicati, perché sono delle prove, sono indirizzi nuovi, sono abbastanza in ritardo, e per oggi vi saluto. Noi ci sentiremo domani, come sempre, qui su questi microfoni, dove voglio cominciare a parlare un po' con calma di una ricerca che sto facendo dal punto di vista sociologico. Voglio cominciare a fare un po' di farvi ragionare un po' su qualche concetto di mentalità, così dire, ma ne parliamo domani con calma, ok? Per il momento questo è tutto, un abbraccio ai miei ascoltatori, un bacio alle mie ascoltatrici, noi ci sentiamo domani, mi raccomando, fate i bravi come sempre, e state in campana, state molto in campana, fate attenzione ragazzi, ciao a tutti, a domani.